Un dolce affettuoso saluto dalla vostra Riccarda. Settembre, tempo di mele, oggi come migliaia di anni fa. Correva infatti l'anno 8000 a.C., quando le popolazioni nomadi cominciarono a coltivare e divennero perciò stanziali, privilegiando i luoghi vicino ai fiumi dove potevano usufruire di terra fertile e di acqua dolce. I resti dei primi stabili insediamenti umani si sono ritrovati sulle sponde dei fiumi, come il Tigri, l'Eufrate e il Nilo. Una delle prime piante da frutta coltivate fu una pianta già antica, originaria dell'Asia centrale, che da quelle lontane regioni lentamente si diffuse in Europa. Il più antico contratto riguardante la vendita di un frutteto composto da meli ci è pervenuto su una tavoletta ritrovata a nord della Mesopotamia, datata 1500 a.C. I greci antichi ben conoscevano questo frutto, ne parla Omero nell'Odissea, e alberi di melo venivano tenuti in grande considerazione e coltivati in Egitto ai tempi dei faraoni. Durante la dominazione romana, Plinio il Vecchio, nel 79 a.C., descrive ben 20 diversi tipi di mele. Nel Rinascimento, numerosi pittori hanno raffigurato delle mele in immagini sacre, accostandole alla Madonna o al Bambin Gesù. Esse, infatti, simboleggiano la redenzione del peccato originale per opera del Figlio. Tuttavia la mela non è solo un simbolo positivo, infatti in numerose opere viene raffigurata Eva, tentata dal serpente per mezzo di una mela. Se al tempo dei Romani se ne conoscevano all'incirca una ventina di cultivar, oggi questa pianta da frutto è diffusa in tutto il mondo e le sue varietà sono circa 7000. Come potete osservare qui, questi alberi di mela del mio frutteto sono carichi di frutti e prima di raccoglierli ho voluto che anche voi ammiriate tanta opulenza e bellezza. Hanno circa 20 anni e sono tutte antiche varietà. Questa che vedete è la mela limoncella, è un albero rustico di medio sviluppo, ottimo anche per spazi ridotti. I frutti maturano in inverno e non hanno grande pezzatura, ma hanno una buona servevolezza. La loro polpa è acidula, croccante e fortemente profumata, un profumo che le mele moderne hanno perduto. Questa è la varietà Abbondanza, che mi regala sempre tanta frutta. È una varietà vigorosa, io la poto bassa, con frutto medio di forma sferoidale, la sua buccia è liscia, verde, con leggere sfumature rosse, con una polpa bianca, soda, croccante e zuccherina. Come potete vedere, è una varietà molto produttiva. La mela è buona anche da cuocere. Questo albero che potete ammirare qui, carico di frutta, appartiene anch'esso ad un'antica varietà, mela della rosa, e non manca ogni anno di avere un'abbondante produzione. Come potete notare, la sua frutta è di pezzatura piccola ma molto profumata e servevolissima, si mantiene in fruttaio sino a marzo. Un tempo non si avevano le celle frigo e la frutta veniva conservata in luoghi freschi dove non gelava. Quindi erano state selezionate varietà di mele e pere che si serbavano sino alla primavera, un patrimonio di cultivar servevoli di ottimo gusto che si cerca di recuperare, anche se molte purtroppo sono andate perdute. Sono sicura che anche voi, di fronte a tanta bellezza, vorrete possedere un albero così generoso come il melo. I meli possono essere più o meno vigorosi. Io le mie piante le poto basse per poter essere più comoda nella raccolta e poter individuare tempestivamente eventuali malattie. Questi che vedete qui sono dei meli di media vigoria. La vigoria dei meli dipende dal portainnesto. Innestate sul franco avremo piante più vigorose, in certi casi possono raggiungere i 10 metri di altezza, con produzioni che arrivano al quintale. Mentre altre, con altri tipi di innesto, saranno più contenute, raggiungendo i 4-5 metri di altezza. Chi possiede un terrazzo
non deve privarsi di questa bella pianta. Infatti, con gli innesti nanizzanti esistono meli che prosperano anche in un grosso vaso, arrivando a fiorire e a dare frutti anche in contenitore. Vale la pena di avere un melo anche per la bellezza della pianta, che può davvero diventare il punto focale di un giardino. Bella in primavera quando è tutta in fiore, in estate ha una chioma densa che espande una gradita ombra, mentre in autunno ha un fogliame che si ammanta di tutti i toni dal bruno al rossiccio prima di cadere. Ma ha il suo momento migliore durante la fruttificazione, quando, come vedete qui, diventa stracolma di mele gialle o rosse. Il melo è uno degli alberi da frutto meno esigenti in fatto di terreno. Basta che il terreno non sia troppo sabbioso o troppo compatto e la sua fruttificazione è abbondante, sia in pianura che in collina. Ma i risultati migliori si hanno in terreni profondi e freschi, situati in zone ventilate come può essere una zona collinare. Se poi durante l'autunno vi sono sbalzi di temperatura fra il giorno e la notte, le mele acquistano un più accentuato sapore e un colore più vivo. Ecco perché i meleti da reddito sono situati in zone collinari o montane, famosi quelli del Trentino e in genere nell'Italia settentrionale. La scelta della varietà fatela in base al gusto personale. Tenete presente però che alcune varietà non sono autofertili e abbisognano di un'alta varietà di mele per donarvi la loro frutta. Per la messa a dimora il periodo migliore è l'autunno, ma è possibile anche in primavera prima della ripresa vegetativa, per piante allevate in vaso. In una capace buca di almeno 50 cm di diametro, ponetevi sul fondo del concime organico, molto bene il letame maturo, poi dopo averlo coperto con un po' di terra, adagiatevi la piantina con le radici ben allargate e ricopritela con terra fertile e soffice. Fate in modo che ad operazione conclusa la pianta abbia la stessa profondità che aveva in vivaio e munitela di un tutore che servirà a far crescere il tronco dritto e a tenere le radici ben salde, specialmente se la vostra è una zona ventosa. Se la pianta è in vaso, accertatevi che il suo portainnesto sia nanizzante perché possa prosperare in contenitore e darvi frutta. Inoltre va concimata una volta l'anno con concime organico e innaffiata con regolarità. Per tutti i meli è importante la potatura che si esegue in autunno oppure in primavera, prima della ripresa vegetativa. Occorre diradare i rami troppo numerosi per dare aria alla pianta e diradare i rametti a frutto per far sì che la produzione della pianta stessa sia regolata secondo il suo vigore. La mela possiede innegabili qualità organolettiche, tanto che può dirsi un vero e proprio farmaco naturale. È ricchissima di vitamine che rafforzano le mucose della bocca, dell'intestino, irrobustiscono unghie e capelli e aiutano a superare stanchezza e inappetenza. La presenza dell'acido citrico e dell'acido malico favoriscono la digestione e stabilizzano l'acidità dell'apparato digerente. Le mele possiedono notevoli quantità di vitamina C che aiuta l'apparato respiratorio contro gli attacchi da raffreddamento della stagione fredda, mentre la quercitina, una potente sostanza antiossidante contenuta nelle mele, è un ottimo aiuto per combattere le malattie neurovegetative come l'Alzheimer. Questo frutto possiede, in misura elevata, forti antiossidanti come i bioflavonoidi, che aiutano nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. La mela, inoltre, è un frutto molto adatto per i diabetici. Contiene fruttosio naturale, uno zucchero che viene metabolizzato senza l'aiuto dell'insulina. Inoltre, non contenendo né proteine né grassi, è molto indicata nelle diete. Davvero è veritiero il detto: chi mangia una mela al giorno si toglie il medico di torno. Con queste antiche parole di saggezza termino qui il mio video sul melo, questa bella e utile pianta che vi invito a piantare nel vostro frutteto e nel vostro giardino o nel vostro orto, o perché no, anche sul vostro terrazzo. Un dolce, affettuoso saluto dalla vostra Riccardo.